Buonasera a tutti, vi prego di prendere posto, tanto come sapete questa riunione è strettamente a porte chiuse, quindi purtroppo siamo stati costretti, per quanto la presentazione di un volume per la sua stessa natura debba essere una cosa aperta a un pubblico più vasto possibile, purtroppo le norme Covid ci hanno imposto invece di fare questa presentazione a porte chiuse. E ringraziamo quindi il canale della Regione Toscana che ci ha accolto e che ci consente di trasmettere la registrazione e forse anche la diretta streaming se la connessione ci regge di questa serata. In via del tutto irrituale mi è stato chiesto di moderare queste riunioni. Sono Elena Sorgo, sono funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno. La frase è un po' lunga, ma la sostanza è quella. E è competente qui per territorio. Per cui, senza por tempo in mezzo, ringraziando tutti voi per la presenza, passerei la parola per, nell'attesa che giunga tra noi il presidente Antegiani, al sindaco della nostra città, Giacomo Santi, per i saluti. Sì, buonasera, grazie a tutti. Un saluto da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale di Volterra. Innanzitutto grazie perché siamo riusciti a riorganizzare dopo una pausa nuovamente la giornata degli Etruschi, iniziativa che è promossa dalla Regione Toscana e finanziata dal Consiglio regionale della Toscana. Ringrazio il presidente Antonio Mazzeo che è stato presente. Ci ha fatto l'onore di essere presente questa mattina, ringrazio il Presidente Gianni che è per strada e tra poco ci raggiungerà. Nonostante quello che diceva Elena, cioè il fatto che siamo in una dimensione ridotta come ospiti in questa sala, credo però che anche questo sia un segnale di responsabilità come cittadini, consapevoli perché abbiamo rispettato le normative, ci siamo vaccinati, credo che anche questo sia un segnale che va verso una nuova normalità. Ringrazio tutti voi, ringrazio gli illustri relatori e tutti voi in sala che siete presenti. Il volume che viene presentato questa sera è il risultato finale di un convegno che si è svolto nel 2017 qui a Volterra e che illustra le ricerche compiute a Volterra nel campo degli studi della città antica. Un volume che raccoglie tutti gli interventi delle scoperte, delle novità della nostra città, una città che continuamente ci sorprende, anche in maniera eccezionale, come l'anfiteatro scoperto nel 2015, che dopo secoli era stato dimenticato e che ora è stato riportato alla luce. Quindi Volterra etrusca e romana, che è stata un'importante città che ha controllato un vasto territorio, quello della Val di Cecina, soprattutto accrescendo anche nelle ricerche quello che sono le informazioni sull'area urbana della nostra zona. Quindi gli interventi che sono riportati in questo volume rappresentano tante informazioni che possono essere ricavate solo grazie all'archeologia e non solo allo scavo e alla ricerca di tesori, ma anche di un lavoro attento, continuativo, sistematico che viene compiuto quotidianamente da studiosi e ricercatori, quindi un lavoro di ricerca che deve essere ancora completato, che deve essere ancora tutelato, che deve essere ancora valorizzato. Per questo credo che sia importante il collegamento tra università, sovrintendenze, musei e questo deve essere un costante e continuativo questo lavoro. Non solo per la ricerca della nostra storia, ma anche apprendere quelle erano le usanze dei nostri predecessori, la loro economia, la loro vita. Quindi io penso che tutti gli enti, in questo caso il comune che deve fare la sua parte, ma favorire la ricerca, tutelare la valorizzazione, ricercando fondi, finanziamenti. Qui abbiamo il presidente della fondazione che è stato uno dei primi a credere nell'anfiteatro e a investire perché iniziassero le scavi, quindi credo che tutto questo rappresenti una conoscenza e una divulgazione particolarmente prestigiosa per
per la nostra storia. Quindi gli Etruschi, che sono un po' il nostro sottofondo, sono sempre qui anche quando noi non pensiamo a loro, e credo che questa sensazione di questo sottofondo deve essere ancora più forte. E questo due giorni che abbiamo vissuto qui a Volterra, ieri attraverso l'Open Day dell'Anfiteatro e dell'Ecropoli Etrusca delle Colombaie, non si debba spengere con questo convegno, ma tutti insieme, assumendone la responsabilità, di cercare di allargare il più possibile nella ricerca dei finanziamenti, in modo che questi lavori abbiano una sua vengano completati, per far sì che questo possa essere un ulteriore valore storico di questa città, che appunto non finisce mai di stupirci. Grazie. Grazie Sindaco per le sue sempre sagge parole. Ora do la parola a me stessa, se volete cambio casacca, perché il capo del mio istituto, l'architetto Valente, mi ha chiesto di rappresentarla, purtroppo per motivi dovuti ai suoi molteplici incarichi all'interno del nostro ministero non può essere qua con noi, ma mi ha chiesto proprio di portare il suo caloroso saluto e un augurio anche per il proseguimento delle nostre ricerche sul territorio. Stiamo presentando un volume che testimonia, se mai ce ne fosse bisogno, come in questa città, come anche in molte altre, ma forse più che in molte altre, la sinergia tra le varie istituzioni, forse sotto il coordinamento, mi verrebbe da dire quasi l'egida, della soprintendenza, quindi dello Stato, e in un qualche modo trova pieno compimento, perché devo dire che qui questo convegno, che oramai si è svolto 4 anni fa, ha restituito forza, costituisce forse un punto fermo anche per la sua enorme bibliografia, diciamo, rispetto a quelli che sono gli studi su questa antica città. E questo, devo dire, è frutto di una non comune sinergia, a partire dalla fondazione che questo convegno ha fortissimamente voluto e finanziato, e per giungere al comune con il quale da anni, diciamo, si collabora su ogni fronte, per non parlare dell'università, in primo luogo l'Università di Pisa, che oramai da oltre mezzo secolo, con le sue varie diramazioni, è attiva, attivissima, fondamentalmente attiva sul territorio, l'Università di Firenze, varie università straniere, l'Accademia dei Sepolti, una delle grandi fondazioni culturali di questo territorio, e tutto questo sotto l'egida dell'Istituto di Studi Etruschi. E qui mi fermo per fare, invece, non a nome della mia soprintendenza, che non l'abbia mai conosciuto, ma a mio nome personale, un caro ricordo alla carissima memoria di Giovannangelo Camporeale, che è stato il presidente del nostro comitato per questo convegno, che ci ha lasciato pochi giorni prima, diciamo, proprio del nostro convegno. Grazie. Allora, passando oltre, darei la parola al presidente Pepi. Sì, grazie Elena. Allora, per quanto riguarda la fondazione, anche nell'archeologia direttamente non può fare niente, perché non ha le autorizzazioni, però la fondazione, ancora di più in tempi recenti, è vicinissima agli enti, alla sovrintendenza, al comune, nel sostenere, nel sviluppare e nel portare avanti tutto quello che a Volterra continuamente può venire fuori o viene fuori. Non ultimo, il nostro importante intervento convinto sulla ripartenza degli scavi dell'anfiteatro, che se sicuramente, ma lo dico perché ne sono convinto, se non fossimo stati noi a ridecidere la partenza, forse oggi
dove c'è lo scavo in corso ci sarebbe sempre un campo in corso, quindi è con soddisfazione che tutte le volte o che siamo invitati o che ci è permesso di andare a visitarlo sentiamo questo moto di soddisfazione e d'orgoglio di vedere qualche cosa che sta avvenendo fuori che può, secondo noi, anche cambiare il volto non solo storico ma anche economico della città e del territorio. Riguardo a questo convegno io mi limiterei a leggere quello che è il mio intervento su questo libro importante che è partito da lontano, quindi la Fondazione ha sempre pensato che i tesori artistici disseminati sul territorio della città avessero bisogno di un piano di valorizzazione, utilizzo e, ove necessario, di conservazione e recupero. Per questo, nell'anno 2017, in accoglimento di una idea progettuale della Soprintendenza di Pisa e Livorno, fu deliberato un contributo di euro 60.000 per la redazione della carta archeologica della città di Volterra. A corollare del progetto, ormai alle battute conclusive, la Fondazione aveva promosso il convegno di studi a seguito del quale, in relazione all'importanza delle tematiche trattate e dell'elevato standing scientifico dei relatori, fu decisa la pubblicazione degli atti con la concessione di un ulteriore contributo per la stampa del volume. Associandomi quindi alla posizione del precedente Consiglio, non posso che ribadire come la conoscenza del patrimonio artistico della città, spesso sconosciuta anche alle giovani generazioni locali, e la sua valorizzazione siano essenziali per un progetto di crescita culturale ed economica dell'intero territorio finalizzato ad aumentare sia i flussi turistici che la loro qualità, con l'obiettivo di aumentare la permanenza media conseguibile ove si incrementi il numero dei siti visitabili. Questo volume, unitamente alla stesura finale della carta archeologica, si pone quindi come strumento di conoscenza indispensabile per poter accrescere un turismo di qualità, con l'auspicio che l'inizio dei lavori di scavo dell'anfiteatro romano, progetto di iniziativa della Fondazione, contribuisca a dare lo slancio definitivo per porre Volterra all'attenzione internazionale come sito di rilevanza interesse, di rilevante interesse culturale. Mille grazie. Vedo che per ora non sta arrivando il presidente Gianni, ma saremo pronti a accoglierlo ovviamente in un qualunque momento. Passerei quindi la parola per la presentazione del volume, per una prima introduzione, al professor Satelli, presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici. Prego, professore. Grazie e buonasera a tutti. Io sono molto contento di essere stato invitato a fare una semplice introduzione alla presentazione del libro, la farà l'amico Luigi Donati. Sono stato molto contento e ho accettato con molto piacere perché ci sono tante ragioni che mi fanno essere felice di essere qua. Le elenco molto brevemente. Diciamo che questo libro, che pubblica gli atti di un convegno fatto nel 2017, è una tappa importantissima negli studi di Volterra. Come ricordano nella presentazione le due curatrici, le colleghe Sorge e Bonamici, evocano un po' le grandi tappe della conoscenza volterrana, a partire dal 1995, il convegno di studi etruschi, dove si cominciò a dire che Volterra non era solo la città delle urne, è cominciato di lì il grande salto, e poi ci fu la mostra del 2007, Gabriele Cateni, e poi questo convegno qua che raccoglie le novità degli ultimi decenni per quanto riguarda la ricerca, facendoci vedere come questa città prende corpo come una vera grande città etrusca e anche come una importantissima città romana. Sono proprio queste le novità, e devo dire che le novità di questo volume sono anche nel fatto dell'ampio arco cronologico. Qui si parla di Volterra dalle origini fino all'età romana, e quindi sarà sicuramente una tappa fondamentale negli studi sulla conoscenza della città antica. Seconda ragione di soddisfazione per essere qua sono i legami di questa iniziativa con l'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, di cui io già sono presidente. È già stato ricordato prima il professor Giovannangelo Camporeale. Io credo che questi legami siano fortissimi. Il volume esce
in una collana dell'Istituto di Studi Etruschi, una collana che noi stiamo rafforzando molto, sostenendo molto, perché è un punto di riferimento per gli studi di questo genere un po' a livello nazionale e internazionale. E mi piace ricordare, piace anche a me ricordare il professor Camporeale, che è stato appunto presidente dell'Istituto, che è stato presidente di questo, diciamo, ha lavorato alla preparazione di questa iniziativa, e quindi a maggior ragione si giustifica, diciamo, la mia presenza in questa circostanza. Un terzo motivo, qui entro un pochino più nel merito, che mi fa piacere ricordare, è che l'iniziativa del convegno e l'iniziativa del volume è un'iniziativa che si caratterizza per un fortissimo intreccio istituzionale: soprintendenza, università, comune, regione, fondazione della Cassa di Risparmio, che abbiamo appena sentito è stato di sostegno importante a tutte queste novità. E questo intreccio istituzionale è sicuramente un tratto vincente per le iniziative che a livello nazionale noi vediamo anche in altri luoghi, e quindi ben venga, e soprattutto spero che continui. Un'ultimissima considerazione di soddisfazione è dovuta al fatto che il convegno e il volume sono un fatto importante per quello che riguarda la conoscenza, ma sono anche un fatto importante per quello che riguarda ovviamente la tutela e soprattutto la valorizzazione. Già nel volume c'è una parte dedicata a questo aspetto, e anche qua ci sono delle tantissime novità, alcune sono state pure ricordate qui. Oggi Volterra, oltre ad aver fatto questo passo avanti sul piano della conoscenza, ha davvero la possibilità di esibire dei nuovi monumenti: l'anfiteatro per l'età romana, ma anche quelle importantissime tombe che ho avuto il piacere anche di visitare poco fa, in questa nuova necropoli, diciamo pure orientalizzante, dei principi volterrani, che hanno un valore davvero straordinario dal punto di vista della conoscenza, perché Volterra oggi è davvero una città etrusca a pieno titolo, come Vulci, come Tarquinia, come Vetulonia, non manca nulla nell'arco dello sviluppo della civiltà etrusca. L'età romana, con questa scoperta dell'anfiteatro, è ulteriormente arricchita, e quindi oggi Volterra, per il volume, per il convegno e anche per queste nuove scoperte, che io spero entrino nell'interesse di tutte le istituzioni locali, può presentarsi anche per un pubblico di non addetti ai lavori come una vera importante città etrusca. E quindi io credo che diciamo, ci siano tutte le premesse per proseguire in questo lavoro, con questa modalità, e su questo l'Istituto Nazionale di Studi Etruschi, per quanto possibile, sarà sempre molto attento e molto presente. Grazie. Mille grazie, professore, per le sue parole e soprattutto per i suoi concetti, che valgono molto più delle parole. Ci segnalano l'arrivo del presidente Gianni, non so se convenga forse iniziare. Gigio, cosa dici? Non so, per la presentazione del volume, tu chiede lui al sindaco. Ha trovato, credo che siano per abbattere, forse, non so, stanno abbattendo i birilli che segnalano. Volevo tornare un attimo sul concetto di tutela e di valorizzazione. Noi siamo un organismo che deve fare tutela, ma siamo assolutamente convinti, assieme all'università, che la tutela non possa esistere se non c'è ricerca, e non possa esistere ricerca se non c'è valorizzazione. Cioè, questi sono veramente le tre stampelle sulle quali si deve reggere il nostro operato, secondo me. Quindi, e questo è forse, diciamo, la nuova frontiera. Se pensiamo che qualche anno fa il nostro ministero è stato tolto, meno male, la valorizzazione, penso sia stato uno dei grandi errori, no? E quindi in realtà
come dire, ora possiamo tutti noi agire in maniera molto più compiuta e molto più, come dire, efficace. Non so cosa ci convenga fare, aspetto un vostro consiglio. Che si fa? È uscito il sindaco per accogliere, credo, il presidente Gianni, non so. Se fosse qui, se stesse parcheggiando, attendiamo. Dice che ha trovato chiuso il birillo in Piazza dei Priori, credo, quindi non so. Cominciamo. Poi se mi va bene, allora direi appunto la parola al professor Donati, già ordinario di etruscologia all'Università di Firenze. Benissimo, grazie e buonasera a tutti. Il convegno Velatri Volterra, di cui presento gli atti, fu tenuto, come tutti sapete, nel 2017, inaugurando un periodo molto intenso di incontri scientifici dopo la consueta pausa estiva. Lo elenco brevemente. 21-22 settembre, questo convegno qui di Volterra. A distanza di un giorno, 24 settembre, Massa Marittima, primo convegno per Campo Reale. A distanza di due settimane, 6-7 ottobre, Populonia sulle monete etrusche. A distanza di altre due settimane, 26-28 ottobre, il convegno di Tuscania di Viterbo, quello sull'Etruria rupestre, il 29° convegno di studi etruschi. A distanza di ancora una settimana, il 4-5 novembre, finalmente Marciana Alta all'Elba. Quindi un periodo davvero effervescente, con ben 5 fra convegni e giornate di studio in un mese e poco più. Quasi che avessimo, direi, presagito con un certo anticipo l'arrivo del Covid, per cui ci siamo affrettati e dopo ci avrebbe tagliato le gambe a tutte le iniziative e non solo. Bene. Nelle intenzioni del comitato promotore, oltre che fare il punto sulle non poche novità emerse, il convegno voleva anche onorare la memoria di due figure di studiosi molto importanti nell'archeologia volterrana, Mauro Cristofani, del quale ricorreva il ventennale della scomparsa, e del suo allievo Gabriele Cateni, di cui ricorreva il decennale e al quale era già stata dedicata la precedente giornata di studio tenuta il 3 ottobre del 2008. Il destino ha poi voluto che poco prima del convegno, cioè il 1 luglio 2017, venisse a mancare anche Giovannangelo Camporeale. Eccoci. Forse conviene solo sospendere un attimo, ecco il presidente Gianni, al quale lascio il posto. Prego, presidente, mi siete qua. E poco prima del convegno, cioè il 1 luglio del 2017, venisse a mancare anche Giovannangelo Camporeale, che nella sua veste di presidente dell'Istituto di Studi Etruschi ne era stato l'anima, preparandolo come al solito con estrema cura e largo anticipo. Come era sua abitudine, Camporeale aveva già scritto il testo del discorso, col quale avrebbe aperto l'evento e che compare all'inizio di questo volume, dove ricorre la secolare storia degli studi e delle scoperte, ribadendo con forza l'idea, ormai decisamente superata, di una Volterra fiorita tardivamente. In proposito ricordo fra l'altro una visita a Volterra il 16 febbraio 2015. Da Firenze venimmo in quattro, Camporeale, Elena Sorge, io in qualità di segretaria generale degli studi etruschi e Chiara Bettini in qualità di segretaria. In tale occasione ci incontrammo col presidente dell'ente Cassa di Risparmio, ingegnere Augusto Mucellini, disposto a sponsorizzare generosamente l'evento,
e inoltre con Marisa Bonamici, che con Elena Sorce saranno le anime del convegno e le curatrici di questo volume, al quale hanno contribuito Giacomo Baldini, Valeria D'Aquino, Lisa Rosselli e Emanuele D'Accola per la parte relazionale. Un volume di oltre 460 pagine, uscito nella prestigiosa collana della Biblioteca di Studi Etruschi, che più volte ha ospitato atti di convegni, se non sbaglio 5 almeno. Contiene 25 contributi per la firma di una trentina di autori che in più casi hanno firmato a più mani. Si apre con il saggio di Stefano Bruni, nel quale, con la profonda conoscenza che gli è unanimemente riconosciuta delle biblioteche, degli archivi e dei testi antichi, ripercorre le tappe dell'ascesa di Volterra nell'attenzione degli studiosi, tutti affascinati dalla sua remota antichità, a partire da Giovanni Villani, siamo nel XIV secolo, per arrivare agli anni ruggenti di Gian Gastone dei Medici, nei quali assistiamo alla nascita dell'Accademia Etrusca di Cortona, nel 1727, e pochi anni dopo alle prime importanti scoperte a Volterra, mi sembra 1731, che polarizzeranno l'attenzione dell'elita culturale sulla città, inducendo a farvi una scappata a Firenze un certo Anton Francesco Gori, il quale a sua volta convinse a tornarci da Roma, dove risiedeva l'amico d'infanzia Mario Guarnacci. E qui il Bruni, se lo interpreto bene, mi pare lasci intendere fra le righe il ruolo positivo dell'amicizia sincera fra i due, che non è un fatto comune fra gli studiosi, spesso più antagonisti che amici, e comunque troppo spesso gelosi delle proprie scoperte. Amicizia che finì per innescare nel Guarnacci, che pur aveva un carattere burbero e scontroso, come sottolinea Guglielmo Mesca in un suo scritto, un atteggiamento invece generoso verso la città, con l'esito che conosciamo. A questo punto, scompaginando l'ordine degli atti, dopo quello del Bruni col quale si aprono, citerei subito l'intervento che li chiude, della penna di Fabrizio Burchianti, attuale direttore del museo, il quale compendia, integra e continua il filo narrativo del Bruni, ripercorrendo la lunga storia del museo, ma ribaltando la prospettiva rivolta al passato, che viene invece sostituita da uno sguardo tutto proteso al futuro, nell'ottica di una radicale revisione dell'ordine espositivo dei materiali, di spazi multimediali, eccetera, eccetera. Gli interventi successivi seguono un ordine cronologico, dagli orizzonti più antichi della città e più recenti, che ci portano ormai nella piena romanità. Un ordine che seguirò, ma con una certa libertà. Capitolo primo, prima della città. Si inizia col saggio di Giacomo Baldini che, partendo da vari ritrovamenti avvenuti in anni recenti, pone su basi nuove il tema della nascita del centro protourbano, da vedere non più come un semplice fenomeno di irraggiamento dall'acropoli, ma come un insieme di nuclei insediativi distinti ed interconnessi, sul modello già applicato per i grandi centri dell'Etruria meridionale, come un po' anticipava anche il nostro Presidente. Si riaggancia al profilo tracciato da Baldini in quello di Anna Maria Esposito sullo scavo presso Porta all'Arco, dove sono stati messi in luce i segni di una continuativa frequentazione dal bronzo finale a quella romana, consistenti inizialmente nei resti di un quartiere artigianale con capanne, forni, vasche, la cui memoria rimarrà fino ad oggi nella toponomastica del luogo, cioè piazzetta dei fornelli. Gli autori che seguono entrano nello specifico dei materiali restituiti dallo scavo, dividendoli per cronologie o classi. In particolare, Alberto Agresti, esaminando quelli protostorici, evidenzia ancora una volta gli stretti rapporti culturali di Volterra sia con l'Etruria transappenninica, quindi la parte dell'Emilia, della Valpadana, sia con quella centro-meridionale, mentre il contributo a Domani di Eleonora Becchi e Luca Cappuccini ci fa scendere nel tempo esaminando ceramiche varie, fra le quali notevoli frammenti di chiatio in bucchero, che testimoniano ancora una volta l'importanza di questa forma vascolare in circolazione fra Cere e l'Etruria settentrionale, come dono fra le aristocrazie, un tema su cui ritornerò subito dopo. Il capitolo si chiude con lo studio di Elsa Pacciani, affiancata da Franca Caracci, Rossella Cheli e Silvia Gori, che esaminano lo scheletro di una donna di età villanoviana, restituito da una tomba affossa del sito. Una donna di età matura, complessivamente di buona salute, ma con segni di fratture su costole e clavicola, probabilmente in esito a caduta.
Qui mi viene in mente quello che diceva un antropologo, Elizabeth Mead, famosa antropologa, la quale diceva che si distingue una società primitiva da una società moderna perché la società moderna protegge gli invalidi e coloro che non hanno l'autosufficienza fisica. Ecco, una società evoluta, diciamo, non moderna, evoluta, protegge. Quindi quando si vede, come in questo caso, una persona invalidata, perché una clavicola rotta vuol dire 2 o 3 mesi di possibilità a muoversi, eccetera, ecco, siamo di fronte, ecco, se ce ne fosse bisogno, alla conferma di una società, quindi in cui c'è una solidarietà sociale d'intorno. Ai medesimi orizzonti cronologici iniziali si rifanno le pagine di Lisa Rosselli, nelle quali esamina 33 corredi tombali recuperati da fiumi, partendo da quelli di IX e VIII secolo, diversi dei quali esibiscono armi, mentre una ricca deposizione femminile si distingue per la presenza insolita di 2 morsi di cavallo con chiara allusione al possesso di un carro, proprio come nelle tombe maschili di Ravello. Sempre dallo stesso periodo parte il succoso intervento di Adriano Maggiani, che traccia un profilo delle origini della scrittura Volterra, rialzando di mezzo secolo la datazione del nodo cibo, quello emisferico delle ripaie, con l'iscrizione dell'aristocratico Veltur Tusnutina, che fu a suo tempo assegnato da Cristofani alla fine del VII, quindi un'orienza di mezzo secolo, e nella quale ravvisa una dipendenza da modelli del distretto Vulcente, mentre nella seconda metà del VII secolo verrebbe acquisito un nuovo tipo di scrittura, ora di origine ceretana, il tutto veicolato probabilmente da quei raffinati chiato di Bucchero, richiamati in precedenza da Bianchi e Cappuccini, il cui numero sta notevolmente crescendo, con forti implicazioni sia sui luoghi di produzione, sia sul tema del dono inaugurato da Cristofani e quindi delle relazioni commerciali, sia infine sulla circolazione della scrittura in quest'area settentrionale costiera. Per il capitolo Velatri, l'area urbana e la necropoli, non deve assolutamente sorprendere che la grande maggioranza degli interventi riguardi l'età ellenistica, e più precisamente quel periodo in cui la città, in parallelo con un forte incremento demografico e la costruzione dell'ultimo circuito murario, proprio in quel periodo, dicevo, assurge ad un ruolo di primo piano del complesso intreccio dei rapporti che si sviluppano nello scacchiere settentrionale, ma anche in buona parte dello stivale. In tal senso va letto il contributo a due mani di Irene Bianchi e Luca Cappuccini, che si presenta le ceramiche recuperate in uno scavo stratigrafico eseguito all'interno del Palazzo dei Desideri Tangazzi, quindi dentro il Museo Guarnacci, a seguito dei lavori per l'installazione di un ascensore. Uno scavo col quale è stato toccato nei livelli più bassi quel fantomatico lasso di tempo compreso fra l'orientalizzante recente e il pieno periodo arcaico, che resta ancora un po' in ombra, come del resto riconosceva lo stesso Gabriele Catini nel bel catalogo della mostra Gli Etruschi di Volterra, motivandolo questo lasso di tempo. In proposito, merita di essere segnalato per la sua unicità un frammento di sostegno semicilindrico in bucchero su alto piede della serie di quelli chiusini di metà VI secolo, sono quelli con un piedistallo che io chiamo scherzosamente portagressini, che vengono interpretati come contenitori di stecche resinose destinate ad ardere nei candelabri, oppure per supporti di vasi a forma di barilotto, evidentemente di legno non conservato, ma la cui reale funzione rimane tuttora molto discussa. Che io sappia, questi curiosi portavasi non uscivano da chiusi, quindi il fatto di ritrovare la Volterra è una novità. Non deve però sorprendere che la grande maggioranza dei reperti sia di età ellenistica, come avviene anche nell'altro scavo condotto nella piazzetta dei Fornelli, del quale abbiamo già parlato, edito sempre da Luca Cappuccini in coppia questa volta con Sara Biagini, dove il repertorio delle ceramiche, già di per sé estremamente ampio per varietà e provenienze, si arricchisce ora della presenza di alcuni pezzi sovradipinti, forse dell'Italia meridionale. In questo quadro che vede Volterra primeggiare, rimaneva un fatto inspiegabile il gap cronologico registrato al santuario dell'Acropoli, con la disattivazione del tempio tardo arcaico, ormai definitivamente fissata tra lo scorcio del IV e l'inizio del III a.C., e la sua rettificazione al termine del medesimo, ragione per cui la città è rimasta per alcuni decenni priva di un edificio sacro di grandi dimensioni.
Adesso questo gap è stato finalmente colmato, come chiarisce Emanuele Tappola, grazie ad un nuovo scavo che ha portato al ritrovamento di ceramiche di certa e definita cronologia, di vasche culturali legate a Demeter e di installazioni metallurgiche che testimoniano di una continuità di frequentazione del luogo sacro. Come ben sappiamo, non solo scavi però, ma anche attente ricognizioni dei nostri ricchi musei, accompagnate all'occorrenza da buoni restauri, possono portare a nuove scoperte, non minori di quelle in esito a scavi fortunati. È il caso dell'intervento di Gian Domenico De Tommaso e di Martina Fusi, i quali presentano una coppa in vetro a suo tempo recuperata in una tomba della necropoli del Portone, che dopo 150 anni di presenza in una vetrina del museo è stata finalmente restaurata dalle sapienti mani di Stefano Sarri e Giuseppe Venturini, evidenziando così la decorazione dipinta consistente in un paesaggio nilotico con piante acquatiche sul fondo. Da riferire a età ellenistica, trova i confronti più prossimi nelle bottiglie rinvenute nella residenza reale di Begram, siamo in quell'Afghanistan, ad oggi purtroppo noto per ben altri eventi, commendevoli eventi. Quindi, siamo nell'ambito proprio delle conquiste di Alessandro, insomma, del vasto impero. Infine, per avviarci verso la fine di questo capitolo sull'età ellenistica, non poteva certo mancare il tema delle urnette affidato alla penna di due esperti, Adriano Maggiani e Marietta Nielsen. Il primo tratta di 21 urnette di terra rotta che è riuscito a censire stabilendo una sequenza tipologica da quelle di forma di palazzetto del tardo IV secolo alle altre col defunto sul coperchio, proprio come quelle in alabastro, per le quali viene prospettata la suggestiva ipotesi, peraltro al momento non dimostrabile, di coroplasti operanti nelle botteghe degli alabastrai ai quali avrebbero fornito questi modelli prima di metterli in vendita. E bisognerebbe a proposito essere tanto fortunati da trovare una bella bottega con urnette di alabastro e di terra. Comunque, l'ipotesi regge. L'altra specialista delle urnette, Marietta Nielsen, passa in rassegna gli sviluppi della produzione in alabastro, soffermandosi sulle sue manifestazioni finali ed in particolare sui decoperchi di età Giulio Claudia che mostrano il pieno adeguamento di alcuni esponenti della società volterrana ai costumi di Roma, come quel personaggio maschile con una toga che rispecchia la moda dell'età imperiale, cioè una toga con le maniche lunghe fino al gomito e belle larghe, o quella femminile che invece la rispecchia nell'acconciatura, cioè una lunga treccia ripiegata 5 volte sulla nuca, la stessa esibita da Agrippina e Antonia Maggiore. Il saggio di Marisa Bonamici richiama invece l'attenzione sul nucleo di una ventina di pezzi ceramici rinvenuti a più riprese, a partire dagli scavi del Cristofani, nel quartiere del santuario dedicato al culto di Demetra, protettrice della terra coltivata. Tutti pezzi attribuibili alla Liguria interna orientale e riferibili agli eventi storici che tra il 238 e il 218 a.C. videro romani attivi contro i Liguri, e la Bonamici avanza l'ipotesi, anche questa da prendere in seria considerazione, che in queste offerte si possa leggere la volontà di integrazione da parte di Liguri, magari immigrati a Volterra, forse mercenari come quelli di Castigno Uccello, e quindi divenuti agricoltori che facevano offerte appunto alla divinità dell'agricoltura. Quanto alle monete volterrane, tutte contrassegnate dalla testa di fronde ben nota dal famoso bronzetto di Pulsans a Cortona, l'intervento di Fiorenzo Carralli presenta un quadro di rinvenimenti notevolmente incrementato rispetto a quello da lui offerto nel 76, benché accompagnato da dubbi fondati su alcuni luoghi di ritrovamento, come ad esempio quello di Roselle, finendo però per attribuire le missioni ad una sola generazione magistrati, come a Tarquinio. Infine, il contributo a domani di Luciano Agostiniani e Riccardo Massarelli passa in rassegna il corpus epigrafico volterrano, forte di oltre 300 iscrizioni in gran parte datate fra IV e I secolo, sottolineando fra l'altro che la menzione dell'età del defunto, che altro estranea agli usi epigrafici dell'Etruria settentrionale, oltre che con la ben nota espressione avils, seguita dal numero degli anni, viene espressa col verbo leine, che potrebbe significare vivere, come del resto aveva un po' prospettato anche Marciano. L'ultimo capitolo degli atti, Volaterra e il municipio romano, si apre col contributo di Elena Sorge su quello che chiama, con una fortunata espressione, l'anfiteatro che non c'era,
venuto in luce nel luglio 2015, grazie alle norme sugli appalti del 2006, eccetera, eccetera. I fatti sono notissimi e non li ripeto. Per esso prevede la ricostruzione parziale della cave, eccetera, eccetera, ma tutto questo appartiene un po' a quello che ci ha detto anche stamani. Speriamo. In appendice al suo contributo, mentre quello di Carlo Battini e Annalisa Morelli si sofferma sulle potenzialità offerte nello studio dei monumenti del passato dal concorso di più tecniche di rilievo non invasivo, quello di Vladislav Fuchs ne offre un esempio concreto con le nuove misurazioni fatte al Teatro Romano di Vallebona tramite una sofisticata strumentazione grazie alla quale può dimostrare che i principi codificati da Vitruvio non possono essere applicati al teatro, che resta unico per certi aspetti, peraltro non ancora del tutto risolti, come del resto evidenzia il contributo di Alberto Pizzigati, che ci fornisce un quadro ricontestualizzato del patrimonio complessivo dei capitelli corinzi, attribuibili alle scene France, incrociando le fonti d'archivio con i dati di scavo e aggiungendo alcuni pezzi che riconosce l'editore. Ha fatto una ricerca meticolosa fino alla pieve di Corbano in Valdera e poi qui nella stessa Volterra, nel giardino del Museo Guarnacci, ha trovato qualcos'altro. Inoltrandoci nella tarda romanità, ma rimanendo sempre nei pressi del teatro, Valeria d'Aquino ci porta con uno scalo nella zona nord del Calidarium, annesso all'impianto termale di Vallebuona, che sulla base dei reperti, in particolare una ventina di nominali in bronzo, tutti fusi per l'esposizione al valore, quelli dei forni, può essere datato ora alla seconda metà del IV dopo Cristo, testimoniando quindi una vitalità di Volterra perdurante ancora nel Basso Impero. Un approccio originale lo fornisce infine Marinella Pasquinucci, partendo da un passo di Strabone, che sottolinea la particolare difficoltà di salire per una strada aspra e disagevole fino alla città, arroccata su un rilievo scosceso da ogni lato. La Pasquinucci affronta quindi un tema sempre più sentito nel mondo dell'archeologia, alla quale si richiede di comunicare le scoperte del passato come una realtà ancora viva, parandoci nello stesso mondo sensoriale degli antichi. Chiudo questa rassegna con l'accurato appello di Erna Sorge, che partendo da un ricordo personale, molto delicato e toccante, e direi mi ha commosso leggerlo, di Camporeale e Saladino, scomparsi a 3 giorni di distanza di quel tragico inizio del luglio 2017, ci parla poi della necessità, a suo tempo già affrontata da Catini, di dotare finalmente Volterra di una carta archeologica che faccia il punto su tutto quanto emerso finora, fornendo utili suggerimenti ed un primo censimento dei dati già acquisiti. Un prezioso strumento urbanistico e di tutela, e dopo la pubblicazione di questi atti, è ancora più improcrastinabile. Grazie. Parola e grazie in particolare per le buone parole che ha avuto per me. E ora diamo la parola per chiudere al meglio questa serata al Presidente Gianni, che ringraziamo molto per averci voluto onorare con la sua presenza. Ma io ti ringrazio, anzi grazie a tutti voi, ritenevo opportuno la mia presenza perché indubbiamente questa è un'iniziativa che è da tempo attesa, la pubblicazione degli atti di quel convegno, che ricordo perché allora erano proprio i momenti in cui noi volevamo impostare, come io ero Presidente del Consiglio regionale, quello che voleva essere una occasione durante l'anno dedicata agli Etruschi, proprio come Consiglio regionale della Toscana. E proprio il riferimento che poi viene nel volantino mi fa molto piacere perché è riferimento al 27 agosto, con la caratteristica di segnare da un punto di vista divulgativo, ma anche da un punto di vista del segno storico che la Toscana deve sempre avere, quello che è la dedica del 27 agosto del 1569, quando Cosimo I riceve con la bolla del Papa Pio V quel titolo che poi è un titolo accolto.
Cosimo, ma in realtà è il segno distintivo di una regione, allora anzi di un'entità statuale. Cosimo I, Granduca, diventa attraverso questa bolla del 27 agosto 1569 il riferimento per una regione che in quel momento Magnus Dux Etrurie riceve la sua unità dopo la conquista da parte del Duca di Firenze, appunto Cosimo, del Ducato di Siena. Questo era avvenuto nel 1555, ci vogliono 14 anni perché prima dal Papa e poi dall'Imperatore egli possa diventare non più il Duca di Firenze e il Duca di Siena, ma possa diventare il Granduca di Toscana. E quella realtà che si viene a creare, il Granducato di Toscana, porterà la nostra regione ad essere, nel momento dell'Unità d'Italia nel 1861, l'unica delle realtà di stati pre-unitari che possiamo identificare in una delle 20 regioni di oggi. Voi sapete bene che quando si costituisce l'Unità d'Italia, fra gli 8 stati pre-unitari, la Toscana è l'unica che può assomigliare al 90% del territorio a una delle 20 regioni italiane. Infatti non c'è nessuna regione che possa trovare riferimento pre-unitario nel sud. Allora, quando si arriva all'Unità d'Italia, i Borboni ce lo portano come regno delle due Sicilie. Non vi è nel centro Italia, lo Stato Pontificio comprendeva il Lazio, l'Umbria, le Marche, una parte della Romagna fino a Bologna. Non vi è nel nord, perché erano 4 le regioni che venivano comprese dai Savoia, appunto il Piemonte, la Val d'Aosta, gran parte della Liguria e la Sardegna. Non vi è nel Lombardo-Veneto, ovvero ciò che era direttamente governato dall'Austria, tant'è vero che addirittura il Veneto entrerà con la terza guerra d'indipendenza solo nel 1866. L'unica regione che entra a far parte nel Regno d'Italia con una caratteristica che è quella di un riferimento a quello che era accaduto nel 1569, la Toscana. E il Granducato di Toscana si fonda su quel presupposto con cui questa configurazione geografica viene data appunto a Cosimo I, Magnus Dux Etrurie. Il riferimento cioè è all'Etruria. La Toscana, dall'Alto Medioevo definita come Tuscia, in realtà trova la sua radice storica, la sua identità proprio in quello che è la configurazione che ad essa viene data attraverso appunto il periodo etrusco. Un periodo che è particolarmente vivo per tutta la penisola italica. Gli Etruschi vivono nei loro 1000 anni di presenza identitaria, fasi in cui si espandono chiaramente fino alla Campania da un lato e alla pianura padana dall'altra. Le difficoltà di commerci sulle loro città storiche li porteranno appunto a cercare nel tardo periodo, attraverso i porti di Spira e di Adria, quella libertà di commercio che per loro era vitale, che non trovavano più nel Tirreno, ormai imperversava la dimensione che fra appunto i Greci, Fenici, li aveva portati a poco a ridimensionare la loro presenza, ma gli Etruschi sono chiaramente la radice della Toscana. I medici di questo non solo se ne accorgono, ma cercheranno addirittura di ampliare ancora questo. I granduchi parleranno da Cosimo, che commissiona gli studi su questo, addirittura di una derivazione che dagli Etruschi li porta a Noè, al mito che appunto li rende punto di riferimento di una storia che è una storia universale. Ma questa ricerca che i medici avranno proprio sulla deriva e sulla radice etrusca è quella che porta a costruire le varie accademie, pensate a quella di Cortona, non solo con i
medici, ma anche Lorena poi in realtà avranno sempre questo desiderio di riferirsi al periodo etrusco. E in questo, lo sappiamo, gli Etruschi sono espressione di una civiltà chiaramente superiore nel periodo in cui essi possono esprimere al massimo la loro civiltà sul Regno Italico, sulla penisola italica. Sono coloro che ci portano all'età del ferro, sono coloro che danno un ruolo a una donna, alla donna come mai vi era e come non avremo nel periodo successivo, le sacerdotesse etrusche con il ruolo che esse esercitano, il ruolo che hanno nella loro famiglia. E quindi io sono sempre stato portato a vedere nelle radici e nella cultura identitaria della nostra regione questo riferimento verso gli Etruschi e l'importanza che questo ne ha. Per questo proprio dal 2016 avevamo varato la giornata degli Etruschi identificandola nel 27 agosto, ovvero nel giorno in cui la bolla papale di Papa Pio V identifica Cosimo I Magnus Dux Etruria, non Magnus Dux Tuscia, ma Magnus Dux Etruria. Io ritengo proprio per questo che gli studi etruschi e la loro evoluzione nel periodo romano siano gli elementi identitari più forti da un lato per la nostra regione, dall'altro per le nostre città sono città romane, e se noi andiamo a vedere il contesto delle nostre più importanti città hanno o la nascita come Firenze nell'età romana, ci viene detto dal Giovanni Villani il 59 a.C. quando Giulio Cesare verso la città di Fiesole crea un campo che con, ancora oggi nel centro di Piazza della Repubblica vediamo il cardo, il decumano ben evidenti, e la costruzione della città romana appare in tutte le sue caratteristiche, ma anche città che erano esistenti, Pisa, Lucca, in realtà hanno nell'età romana un chiaro segnale. Quindi noi abbiamo da un lato nell'Etruria l'identità regionale, dall'altro nel periodo romano una forte o nascita o valorizzazione del tessuto urbano delle città. Voltaire ha tutte e due le cose. Voltaire ha un ruolo fondamentale nella nascita come nella definizione della sua identità urbana nel periodo etrusco, ma una grande, straordinaria ricchezza nell'evoluzione, nella realizzazione del suo tessuto urbanistico e nel ruolo che esercita in età romana. Anzi, forse è la città che più in Toscana caratterizza ed evidenzia la sua radice etrusca in uno sviluppo nel periodo romano. Per cui io ricordo quando in questo convegno il termine velatri volaterre, ovvero il riferimento sia alla città etrusca sia alla città romana tutto ciò che da un punto di vista scientifico con le sue relazioni questo convegno significa, dà il senso di quel ragionamento che poco fa facevo. Devo dire che proprio per questo è importante che quegli atti del convegno che si svolse a pochi mesi dalla scomparsa di Camporeale, io devo dire lo Presidente del Consiglio regionale ne aveva una grande stima, quante realtà sono stato chiamato a convegni o a occasioni di ricordo di Camporeale, quindi mi fa piacere oggi vedere come in realtà nel volume che ci riporta agli atti di quel convegno ci consente di ricordare nuovamente una figura di tale riferimento per tutti noi. Massa Marittima, mi ricordo quanto questo ha significato, e anche lì un convegno con tanto di atti che ce l'ha potuto mettere in evidenza. Ma devo dire che a me piacerebbe che si avesse la percezione che gli studi, l'archeologia è una continua evoluzione, gli studi possano essere anche supportati dalla regione toscana, quindi personalmente nelle attività culturali che noi svolgiamo un rapporto sempre più stretto con la sovrintendenza, con gli studiosi, con le accademie, portasse a mettere a disposizione la regione toscana perché si possa procedere, si possa andare avanti.
Io ricordo nella città di Prato qualche tempo fa quanto in qualche modo abbia cercato di sollecitare il sindaco, perché noi abbiamo la disponibilità ad andare avanti negli studi a Gonfienti, la grande città che in qualche modo rappresenta un po' il paradosso, perché nel macrolotto, nell'area pensata per lo sviluppo industriale del contesto pratese, vai a scoprire la più grande città, perché ad oggi le dimensioni ci portano a pensare alla più grande città, di cui anche nella saggistica corrente non vi è memoria, non vi è evidenza, però onestamente quanto lì può essere ricavato. Infatti ho dato la disponibilità perché si potesse continuare, andare in quella valle e rendermi conto di quanto poteva essere la potenzialità di una città che è probabilmente distrutta da una calamità come una grande alluvione, potrebbe consentirci anche di arrivare a conoscenze continue. Qui a Volterra ciò che è accaduto con l'anfiteatro, noi ci abbiamo messo, ora abbiamo rinnovato l'impegno dei 250.000 euro a Giacomo Santi, con Giacomo Santi ne abbiamo parlato per poter dare ancora un contributo perché si possa andare avanti. Sono scoperte che sappiamo hanno messo in evidenza delle cose notevolissime, eccezionali. E io sono affascinato dal fatto che la scoperta continua di questa civiltà, della civiltà etrusca, dei suoi riflessi sul nostro territorio, non finisce mai di meravigliarci. A Poggiocolle, vicino a Vicchio, nel territorio di Don Milani e della realtà che quella parte del Mugello mai aveva evidenziato nella scoperta etrusca, ecco questo tempio che ti mette in evidenza, tra l'altro, questa stele che ci aiuta a comprendere ancora di più la scrittura degli Etruschi in comparazione con quello che erano caratteri latini, sono tutti elementi che ci stimolano ad andare avanti nella ricerca di maggiori conoscenze, e vorrei che l'istituzione regionale in qualche modo fosse a disposizione degli studiosi, delle accademie, delle sovrintendenze, proprio per avere sempre più conoscenza. In questo caso, questo volume, che io ringrazio il Presidente Pepi di avermelo dato, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra è sempre fondamentale in questo lavoro. Questo volume, che non ho letto e che sicuramente cercherò di analizzare, soprattutto nelle relazioni che magari mi offriranno molti stimoli, è un ulteriore elemento che costituisce punto fermo nelle scoperte che sono fatte, nella lettura della realtà che ci viene. Certo, io ho sempre in Volterra questo riferimento, una città straordinaria che è stata punto di riferimento fondamentale nella Dodecapoli etrusca, quindi nella civiltà etrusca. Per la sua posizione logistica, Volterra era un po' la capitale, è vero, le 12 città, è vero, gli Etruschi che avevano questa organizzazione non statuale ma di città-stato, ma anche considerando la dimensione delle città-stato, qui siamo proprio nel centro dell'Etruria, nel centro della Toscana, quindi il ruolo che Volterra aveva e che poi gli scavi archeologici, gli studi ci mettono in evidenza, portano davvero a poterla pensare come la città per eccellenza, fulcro e baricentro della civiltà etrusca. E dall'altra, nell'epoca romana, insomma, una città che riesce a esprimere anche i fermenti di quello che era il mondo cristiano, che diventa dirompente e che qui vede nascere il secondo Papa dopo San Pietro, è la dimostrazione di un ruolo che questa città ha avuto, e io vorrei vedere progressivamente proiettato nella contemporaneità. E per questo noi, quando curiamo questi aspetti, che sono gli aspetti di lettura della nostra storia e della nostra identità, in realtà dobbiamo sempre pensare al presente e al futuro, e nel vedere la grandezza di Volterra in età etrusca, in età romana, naturalmente io cerco di declinarla in quello che possiamo fare per attualizzarla e farla vedere verso il futuro. Era una realtà quella in cui, nel contesto delle
diciamo delle comunicazioni che allora si potevano avere, vedeva una centralità, forse oggi questo viene meno, ma è indubbiamente una necessità che ci deve imporre a noi, uomini del contemporaneo, soprattutto per chi ha responsabilità, come posso avere io, come ha il sindaco Santi, di guardare a una dimensione del presente e del futuro che sia pari a quello che nelle epoche che con questo convegno sono state tracciate sicuramente Volterra ha avuto. Quindi grazie per questo lavoro che ci porta a vedere il libro, grazie per il lavoro che viene fatto nelle scoperte archeologiche e nella continua ricerca di documentazione e di nuove conoscenze, e che il livello di alleanza che qui si è creato con tutti coloro che hanno contribuito, sovrintendenza, ente cassa di risparmio di Volterra, amministrazione comunale, per quanto possibile noi come regione, ecco, questo livello di rapporto, di alleanza che è andato nella definizione del convegno, nella pubblicazione degli atti, possa consentirci di ottenere sempre migliori e più brillanti risultati. Ringraziamo davvero il Presidente per le sue sempre sagge parole. E non so se qualcuno voglia fare un breve intervento, se ci sia qualcuno che vuole dire qualche cosa, mi sembra di no. Quindi direi che forse ci possiamo salutare, ancora grazie per essere stati con noi. Buona serata a tutti.